Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video su Red Dead, ma parleremo di altro. Come avete letto il titolo, cosa ne penso di come cazzo si chiama? Di Vanguard, Fluidi di Vanguard. Come già sappiamo, dal 27 al 29 sono disponibili server dell'alfa per provarlo. Attualmente solo su PlayStation, sta roba c'è. Attualmente si può solo scaricare, vabbè, se si entra sul gioco non si può giocare, cioè solamente devi aspettare dal 27 fino al 29 agosto. Ora, io che cosa ne penso? Come roba, come gioco, cioè il gioco mi spaventa abbastanza, perché la seconda guerra mondiale è stata una pessima roba come tema. Veramente tanto pessima, fa schifo, soprattutto come viene trattata da Call of Duty, da Activision. Loro hanno promesso, non faccio pure schifo qua con questa missione, vabbè, non avevo le mie armi, avevo fatto le munizioni e tutto quanto. Loro hanno promesso di fare una roba innovativa, diversa dal solito, ma lo dicono ogni anno e ogni anno falliscono nell'intento, quindi non mi aspetto di un successo, ma un bel fallimento, però non si sa mai. E ci sarà la modalità champion, tipo si chiama così. Guarda come mi sono andato a intrappolare nel cavallo, schiantare sul cavallo. Allora, io l'ho scaricata, ovviamente la proverò, ci porterò un video, un contenuto. Per me, per quanto mi riguarda, se dovesse, cioè se il progetto mi interessa, non ci sono problemi a dire che mi piace come gioco, cioè prenderò sempre Battlefield, però comunque prenderò anche Call of Duty, ma non credo che mi possa piacere, anche perché per quanto riguarda Battlefield può offrire anche lui, anche quel gioco, la seconda guerra mondiale con Battlefield Portal. Certo, non può, come si dice, non può offrire tutte, che ne so, 20 mappe nella guerra mondiale come COD, però una cosa è una modalità che ti permette di fare un gioco nella seconda guerra mondiale, un server, una cosa è un gioco intero che tu paghi 80 euro come minimo, sì, 80 euro. Quindi c'è una bella differenza. Però come multiplayer principale, vabbè, si sa, è per il 2042, è una sorta di, tra virgolette, futuro. Un gioco non futuristico, però comunque, insomma, nemmeno così tanto moderno. A proposito di Battlefield, da quel che si sa, informazioni abbastanza, cioè abbastanza, sono informazioni ufficiali. Per quanto riguarda le armi di Battlefield, sono realistiche, però gli hanno dato una specie di aspetto futuristico, cioè vabbè, nel senso aspetto del 2042. Quindi che ne so, l'M16 non sarà un'arma a raffica, però con uno stile diverso, che però ricorderà sempre un M16 e un nome diverso. Se non mi sbaglio dovrebbe essere così. Attualmente sto nerdando come una merda su Red Dead, perché a parte che il gioco online è bello, nulla di che, mi riesce a intrattenere per abbastanza tempo, soprattutto con gli amici, abbastanza, è molto divertente. Ma poi mi massacrate, lo sto iniziando a platinare. Come cosa vi consiglio il platino di farlo, cioè è bello farlo, però è anche molto impossibile perché sono dei trofei, cioè c'è un trofeo che devi completarlo al 100% e fin qua ci sei. Cioè i trofei della storia sono raggiungibili, cioè ci metti tempo, però sono raggiungibili. L'online è diverso perché ci sono certi trofei che se tu giochi, che ne so, a distanza di 5 anni, giochi nel 2023 Red Dead, no? E non te lo puoi platinare perché sono trofei tipo, che ne so, se non mi sbaglio, aspetta, tipo un trofeo dove devi
dove devi contrastare una modalità, un'attività free roam di un giocatore. Cioè io vi dico, sto giocando veramente non tutto il giorno, comunque sto facendo cazzi miei, quindi no. Però comunque ogni volta che gioco non vedo un evento free roam che fa un giocatore e tu dici vabbè lo puoi, che ne so, attaccare, non gli puoi fare niente perché non ce ne sono. Poi sta anche altri trofei tipo che ne so, gioca 5-20 free roam, messo anche quelli là rompicoglioni perché devi aspettare che un giocatore ti inviti. Io questi trofei li ho guadagnati, quelli dove richiede per forza, ma che taglia palosa mi hanno dato. Questi trofei qua li ho fatti, quindi mo è solo una questione, questi trofei che richiedono per forza l'ausilio di più giocatori o di modalità di merda. Questi trofei qua li ho fatti, ma cioè, per gli altri, per le persone che lo faranno più cioè, per le persone che vorranno platinarlo nel futuro, la vedo un po' difficile, perché comunque mo è un periodo abbastanza morto, l'estate è sempre un periodo abbastanza morto. Ci sono i titoloni a fine anno, perché esce COD, esce Battlefield, quando esce, è compagnia cantante comunque. Poi c'è anche l'anno di Assassin's Creed, quindi ci sono i giochi che, cioè, ci sono sempre i big ogni anno, comunque ogni 2-3 anni. Quindi la gente mo gioca Red Dead, comunque giochi chiusi a caso perché non sa che cosa giocare, non c'è niente da giocare. Modestamente parlando. God è bello fino a un certo punto. Lo sanno tutti che comunque è abbastanza noioso God quando arriva l'estate, almeno per me è abbastanza noioso. E vi dico, proprio l'esperienza con Call of Duty è molto strana, cioè, no, strana no, abbastanza ripugnante, diciamo così. Nel senso, io compro il gioco, cioè io provo prima il gioco in un alfa, in una beta, posso mai dimenticare con Modern Warfare, avevo provato l'alfa 2v2, no? Cioè io ebbi una sensazione bellissima, proprio guardavo il gioco e dicevo che graficone su PlayStation 4, perché io lo giocavo appunto su PlayStation 4, che graficone, guarda qua che roba, il fumo che esce dalle armi quando ricarichi col pompa, esce il boss, cioè proprio dei dettagli bellissimi, no? Dicevo no, io questo gioco qua lo devo comprare per forza, anche perché poi Battlefield 5 nel 2019 già mi aveva stufato come gioco. Anzi, prima di registrare questo video ho fatto pure una partita su PC e mi sono veramente rotto le palle dopo nemmeno 5 secondi. Quindi potete immaginare quanto io possa avere voglia di giocare nel 2019, quanta voglia potete avere. Pochissima, veramente poca, lo dico io. E non sono assolutamente dispiaciuto e sorpreso che poi abbia avuto la merda in faccia dei giocatori di Battlefield 5. E poi vabbè, la community di Battlefield è molto tossica, non so se può raggiungere i livelli di Call of Duty, ma molto molto ma molto ma moltissimo tossica, quindi non mi meraviglio assolutamente. Beh, per quanto riguarda, stavo dicendo appunto, oggi mi sono perso, parlando di Modern Warfare, ci gioco, lo compro 100 euro di Ultimate, no, di Operator Enhanced Edition, vabbè, una sorta di Ultimate. E poi mi ricordo di aver giocato da ottobre dal 25 fino gennaio forse. Comunque, cioè, vabbè, ovviamente ho continuato a giocare, ovviamente, però comunque, cioè, da ottobre fino a più o meno gennaio mi ero, non scocciato, però mi ero già. Non ero più sorpreso dalla grafica, non mi faceva impazzire, anzi mi incazzavo molto. Comunque io non sono mai stato un giocatore di COD. No, ho iniziato a giocare dal 2019, cioè ho giocato solo le campagne, ma nulla di che. Come gioco non ho mai, ho sempre preferito Battlefield, e poi stavo in un periodo dove mi ero solo fissato, cioè ero fissato con Rainbow.
quindi giocavo solo Battlefield, non era un titolo che giocavo sempre, era un titolo che giocavo più casualmente. Questo vale per l'1 e il 4. Ho iniziato a giocare ogni giorno con Battlefield 5, ma come ho detto prima, nel 2000, cioè già la differenza si vede proprio che io mi ero stancato di Battlefield solo quasi un anno dopo Battlefield 5, ovviamente, ed era il titolo peggiore. Cioè io invece di Call of Duty Modern Warfare, che si può reputare il titolo migliore degli ultimi anni, mi ero già stancato dopo 3 mesi. Poi ovviamente ci ho giocato perché che cazzo potevo giocare, non c'era niente comunque. Battlefield doveva, era appena uscito, tra virgolette, appena il 5, quindi vai a capire che cazzo potevo giocare solo al 5 e mi ero stufato. Quindi l'alfa la giocherò, farò un video, tanto oggi che giorno è? Oggi è 25 agosto. Quindi tranquillamente ci giocherò, faremo un video, lo porterò sul canale, avrò delle considerazioni e ve li dirò, e possiamo concludere qua il gameplay di Red Dead. Perdonatemi, non ho fatto tanto, ma questa taglia è la più pallosa, una delle più pallose, il fatto di seguire tracce, quindi perdonatemi, ma il gioco fa schifo. E noi ci vediamo a un prossimo video. Non so, spero che sia l'alfa. No, non penso di registrare un altro video in questi pochi giorni di attesa. Ci vediamo all'alfa, signore. Arrivederci.